L'adorazione scaccia il demonio. Sapevate? Questa è nuova, eh? Non ve l'aveva detto nessuno. E la dico io. Perché scaccia il demonio? Nel Vangelo di Marco, di Matteo, anzi, capitolo 4, versetto 8, nelle tentazioni che abbiamo letto domenica scorsa, si dice che il diavolo condusse con sé Dio su un monte altissimo, Gesù, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e disse: tutte queste cose io ti darò, attenzione, se tu prostrato mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore tuo Dio, a lui solo rendi culto. Allora qui noi capiamo che il desiderio più profondo di Satana è di essere adorato. Sì, signore. Perché essere adorato? Secondo i padri della Chiesa, il peccato di Satana fu questo. Quando fu illustrato alla corte angelica, a tutti gli angeli, che cosa? Che la seconda persona di Dio, il Verbo, si sarebbe incarnato, cioè in un uomo. Satana, che adorava Dio in sé, perché all'inizio adorava Dio, si rifiutò di adorare Dio in un uomo la cui natura è inferiore alla sua. Capite il ragionamento? Sarebbe come se io dovessi adorare una formica. Allora io uomo sono superiore alla formica. Lui natura, essa natura animale, io natura umana. E io dico: no, non adorerò mai una formica, perché io sono superiore alla formica. Quando disse no, io non adorerò, precipitò. Cioè vuol dire che fece la sua scelta. Avrebbe adorato Dio in sé ritenendolo superiore. Certo, Dio è creatore, lui è una creatura. Ma non si sarebbe mai piegato ad adorare Dio in una creatura. E da quel momento, quando perse l'amicizia con Dio, che cosa fece? Cercò di rovinare il piano di Dio dell'incarnazione. Ed ecco che appena appaiono Adamo ed Eva, appare subito anche Satana. Non può andare più contro Dio per rovinargli l'opera, può dargli dispiacere, diciamo così, rovinando l'opera, dicendo: non adorare Dio, adora me. È l'unico modo per convincere l'uomo. Non adorare Dio, adora me. Capite allora che Satana oggi vuole da noi di essere adorato. E il massimo per lui sarebbe stato essere adorato da Dio, cioè da Gesù. Cioè essere adorato da un uomo lo vuole, così ci rovina la nostra vita e il piano di Dio. Essere adorato da Dio, capite che Gesù di fronte a questa richiesta gli dice immediatamente: vai via, vattene Satana, Dio solo adorerai. Quindi vuol dire questo, che io, innanzitutto che Satana vuole essere adorato, ma non siamo stolti da pensare a Satana con le corna e con la coda. Nessuno di noi adorerebbe Satana con le corna e con la coda, va bene? Satana si fa adorare negli idoli, e oggi ce ne sono migliaia e migliaia di giovani, e anche non meno giovani, adorano gli idoli, cioè vivono per gli idoli. Non vuol dire fare prostrarsi con l'incenso, vuol dire vivere per l'idolo che non è Dio. E Satana in questo modo si mette al posto di Dio e va negli idoli, ma che noi ce ne abbiamo di idoli. Ecco allora l'azione esorcistica dell'adorazione. Adorando Dio, io entro in quella parola di Gesù: vattene Satana, Dio solo adorerai. Adorando Dio entro in Gesù che scaccia Satana, perché non posso adorare due cose insieme, Dio e Satana. Il mezzo migliore per entrare nella verità è riconoscere che Dio è Dio, cioè adorarlo. Allora in questo modo riparo il peccato di Adamo. Detto questo, io ho concluso il mio intervento, però direi: quante cose vengono da un atto di adorazione.
specialmente quest'ultimo diventò umile, entro nella parola di Gesù, vade retro, e quando adoro Dio, Satana se ne va, non regge, non sopporta di stare vicino a uno che adora Dio. Ecco perché fa di tutto per distrarlo. Avete mai sentito la vocina quando siete qui ad adorare, ma cosa stai a fare? Ma vattene via, ma sarebbe, lei l'ha sentita? Sarebbe più utile fare altre cose? State lì a tutti i costi, non muovetevi, siete entrati nell'operazione verità, siete entrati nell'azione di Dio che sta scacciando il demonio perché non sopporta gli adoratori. Ebbene, se in questa chiesa si fa adorazione, caro Don Gabriele, il demonio non c'è, magari è andato a bagnacavallo. Andiamo anche lì, è andato a bagnacavallo. Allora noi andiamo a bagnacavallo, lo rimandiamo qua. No, lo rimandiamo nell'inferno, l'unico posto in cui deve stare.